mondo. Eccolo lì, Riccardo Antonelli. Grazie, buonasera, grazie. Bene, ci tuffiamo nel Festival di Sanremo 1967, canzone che vince. 67? Sì. Pensa, non lo sapevo questo, vedi? Canzone che vince, Claudio Villa, Iva Zanicchi con questa stupenda canzone. E tu canti Claudio Villa benissimo, infatti lo dico sempre, sei il suo erede in qualche maniera, no? Lo stai dicendo tu, L'ho detto io, va bene, lo dico io, l'erede di Claudio Villa, perché Riccardo ha la grandissima capacità di cantare benissimo le canzoni di Claudio Villa, ma lui canta benissimo qualunque cosa, per cui avete già avuto modo nel corso di questa edizione di ascoltarlo in varie vesti. Oggi la veste più classica, quindi quella che ti riporta un po' alle origini. Un brano, hai detto, del 1967, ma vabbè, ancora proprio... perché certe canzoni... Tu non eri nata. Io non c'ero. Ecco. Ma questo mi fa riflettere sul fatto che ci sono delle canzoni che se vai a vedere in che anno sono state cantate a Sanremo, sono ancora attualissime, sono bellissime, rimangono proprio nella storia della musica nonostante siano passati tutti questi anni. Quindi è veramente, la musica italiana è una musica stupenda. Quindi grazie, perché ci dai l'occasione anche di continuare ad apprezzarla. Grazie. Riccardo Antonelli in Non pensare a me. Grazie. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi? C'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non si fermerà. Non pensare a me, il sole non con te. La, 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 la. Ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu, la vita continuerà, il mondo detto io che è l'erede di Claudio Villa, ma adesso l'avete potuto ascoltare tutti, che non è che ho detto una fesseria, quindi viene confermato da queste sue splendide esibizioni. Complimenti Riccardo, bravissimo, bravissimo. E adesso è il momento invece di un duo, che non è di solito un duo, però li abbiamo messi... Allora, loro collaborano tanto insieme, io li ho sentiti, li abbiamo sentiti tutti quanti
in una delle scorse puntate di questa edizione cantare insieme. Ci sono talmente piaciuti che abbiamo sfrugugliato e abbiamo chiesto se questa cosa si poteva ripetere. Quindi Stefania Cento e Gianni Drudi. Ciao Daphne, come allora, stai? In mezzo. Ma lo sai perché? L'individualità è bellissima, ma in un momento come questo, e ovviamente tutti gli amici che sono presenti saranno concordi con il mio pensiero, la musica è più bella fatta insieme. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi tra l'altro so che è anche stato difficile riuscire a fare musica insieme. È vero che la tecnologia un po' nel periodo della pandemia ha aiutato, per cui ci si sentiva tramite col computer, che non WhatsApp, è la stessa cosa, però. Video chat. Cioè, si è cercato di portare avanti quelli che erano i progetti artistici. Voi so che avete fatto dei dischi anche, quindi avete delle compilation canzoni, con le vostre. Non è una nuova canzoni. Canzone, questa è una canzone di qualche tempo fa, però sì? È attualissima perché parla di un mondo migliore. Che tornerà, il mondo migliore tornerà, meglio di prima, Daphne. Io me lo auguro, sì, me lo auguro, dite? Sono fiduciosa, torna. Penso come te, spero che riusciamo un po' tutti, sia personalmente che come società, a imparare qualcosa di buono da tutto quello che abbiamo passato, perché altrimenti sembra che tante sofferenze potrebbero essere state inutili, quindi cerchiamo di imparare qualcosa. Cosa e speriamo tutti in un mondo migliore insieme a Stefania Cento e Gianni Drudi. Grazie. Grazie.
migliore. Grazie. Bella, grazie. Bellissima, siete bellissimi insieme e come promesso prima della fine di questa puntata mi dovete far risentire un duetto insieme. Poi lo facciamo, ritorneremo a dopo. Grazie, grazie a Gianni Drudi e Stefania Cento. Bene, un altro graditissimo ospite di questa edizione di Mille Voci è il nostro amico Domenico Bartolomeo. Eccoci. Eccolo, eccoti Domenico, ben arrivato, bentornato a Mille Voci. Adesso cambiamo proprio genere, perché loro quando arrivano ci fanno ballare, no? Certo. Hanno fatto una canzone. Tu invece adesso hai scelto una canzone più romantica, di atmosfera. Che crea un certo tipo di atmosfera. Molto spesso scegli delle canzoni così romantiche, dolci, e oggi una canzone bellissima dal titolo... Impressione di settembre di della PFM, grosso successo che fece a suo tempo, sono un gruppo magnifico, veramente bravi, e fecero questa canzone che è non so quanti anni c'ha, ma comunque è ancora attuale. Attualissima, come dicevamo. Quindi una delle altre canzoni che della musica italiana non tramontano mai, esatto. Impressioni di settembre con Domenico Bartolomeo. Grazie. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba. E leggero il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si perda. Resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono? Il giorno, come sempre, sarà. Grazie.
Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie per questo momento, questa è una bellissima canzone, bella. Anche con questo bel pezzo strumentale, c'era Gianni Drudi che infatti si accompagnava con la chitarra, perché è il minimo che si possa fare. Ti ringrazio tanto, grazie Domenico Bartolomeo. Alla prossima. Grazie. È una canzone bellissima, bellissima, una delle più belle del repertorio italiano. Che parla poi delle impressioni di settembre quando sta per finire l'estate. Te la ricordi l'estate? Sì, settembre è un mese secondo me molto affascinante, però ricco di malinconia, perché in qualche modo l'estate è quella ballerina, il sole, le spiagge. Poi arriva questa fine dell'estate con questo autunno, no? Questo settembre che ti riporta un po' al fatto che ti devi mettere... I primi freschi. I primi freschi, ti devi coprire, iniziano tutte le varie attività... Però devo dire che l'estate non è solo... C'è qualcuno che è riuscito a scrivere delle canzoni sull'estate anche molto... Molto intense, romantiche, belle, sofferte. Piene di emozioni. Vediamo se riesci a farci soffrire con questa estate. Guardate che aggancio, con il maestro Alessandro Alessandro. Agganciamoci. Vai. Estate... Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, splendidi tramonti dipingeva, e adesso bruciano solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, odio l'estate, odio l'estate. E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più, perché non torni qui vicino a me. E le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano, e la chiamano estate, questa estate senza te. Però non c'è solo quest'estate, c'è anche quella precedente, te la ricordi? Grazie. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. Favole, l'autostrada è là ma ci dividerà, strada della vacanza, sognerà la tua lontananza,
un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco, e finisce qui la storia di noi due. Speriamo anche di no. Loro due, no. Ah, ok, non noi due, ok, ok, allora vai. Due ragazzi che si perdono. Che belle. Quanto sei bravo. Canzoni bellissime. Ci fai ritornare un po' a quelle atmosfere del piano bar, no? Di quando si poteva stare nei locali con questa... Sì. Musica dolce, le luci soffuse, musica suonata, musica veramente suonata, veramente suonata e cantata, quindi grazie al maestro Alessandro e grazie Alessandro, a te che grazie. Hai reso ancora più belle io queste ti cose. Seguo, io ti seguo, grazie. Però veramente grazie, un bellissimo momento di atmosfera. Ne faremo altri perché sì, mi piacciono. Sì, ci organizziamo, cose, bravo. Sì. Poi la nostra storia non finisce qui perché dobbiamo arrivare alla fine di questa edizione. Ecco. Allora... Quindi porta pazienza e organizziamoci pure per le prossime puntate. Bene, noi andiamo avanti invece con questa puntata di Mille Voci con un amico di Mille Voci, una new entry, non di quest'anno, ma un cantante che si è unito a noi da un paio d'anni, che è Giuseppe Giuffrida. Buonasera, eccoci qua. Giuseppe ha scelto Mille Voci per promuovere le sue canzoni, quindi vi ricordo, se volete partecipare a Mille Voci potete scrivere a casting@millevoci.it. Adesso vediamo se il turco poi mi riprende, ma tanto lui mette tutto in sovraimpressione, quindi voi seguite quello che leggete e non quello che dico io. Comunque potete trovare il regolamento e tutti i contatti sul sito di Mille Voci, millevoci.it, di questo sono sicura. Poi c'è la mail alla quale potete scrivere per partecipare a Mille Voci e promuovere la vostra musica, come ha fatto Giuseppe, che è venuto qui. Tu cantasti una canzone... Navi che vola, infatti me la ricordo. Primo inedito. Il primo inedito che hai fatto, sei venuto a presentarlo qui a Mille Voci 2 anni fa. Abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo e quest'anno sei tornato, ci hai già fatto ascoltare nel corso di questa edizione altri tuoi due inediti. Questo è il terzo, fa 4. Ok, allora come si intitola il brano di oggi? 40 anni, ahimè ormai passati. È una canzone di quelle che per fortuna abbiamo 40 anni? No, ironica sul fatto che l'età avanza e quindi... Con ironia però, mi raccomando, ovviamente. Perché ricordiamoci che invecchiare è un privilegio che non è di tutti, quindi va bene così. Allora, volevo sempre dire che in collaborazione sempre con il signor Michele... Che... Allora, è nata questa collaborazione di cui già abbiamo parlato con... Il signor Michele, ti giuro, io non ho detto niente, però il signor Michele, no. Michele, che ha collaborato con te alla realizzazione di queste canzoni, tra l'altro mi ha raccontato che ha fatto anche i cori di alcuni brani, infatti lo ringraziamo per questa, immagino, sarà stato un piacere, anche io ho avuto il piacere di cantare con lui, quindi è una persona squisita e immagino che anche per te sia stato lo stesso. Certo. Allora, cerchiamo di non scoraggiarci perché l'età avanza. E ascoltiamo che cosa ne pensa Giuseppe Giuffrida con i suoi 40 anni. Grazie. Amara realtà del tempo che passa e se ne va, tutto scorre veloce. Lo fermo e poi lo perdo. Dentro di me vive un ragazzo che corre, che grida, che sfida la vita. Fuori però un uomo posato che fa pugni con il passato. 40 anni, 40 anni. Positivi, negativi, ma pur sempre 40.
Grazie. Grazie mille. Bravissimo, 40 anni, 40 anni, positivi o negativi, ma sempre 40, sempre 40 anni. No, non ce lo, non glielo chiediamo, non glielo chiediamo quanti anni ha. Grazie Giuseppe Giuffrida, abbiamo ascoltato anche la voce di Michele durante il brano, veramente carino. Positivi o negativi sono sempre 40 anni, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita. Detto questo, andiamo avanti, anzi ascoltiamo proprio la sua, ascoltiamo proprio la voce di Michele. Vabbè, no, quanti anni hai? Sai che sei indelicata? Tremenda, è tremenda, guarda. È tremenda. La cento... Va bene, guarda, ecco, chiede scusa la cento. Non è tremenda, è quadrimenda. No. Allora, Michele... Guarda, è inutile che cerchi di rimediarla, eh? Allora, l'accento è senza microfono, non so se l'avete sentita, ma ha detto che lo trova meglio di 2 anni fa. È vero, è più bello, e devo dire che vale ancora di più questo complimento sapendo che sei stato anche poco bene a causa del Covid, e quindi voglio dire che lo hai superato bene. Mi sono fatto 20 giorni di villeggiatura in ospedale. Ecco, quindi voglio dire, neanche è stata proprio una fase leggera del Covid, perché sei stato anche ricoverato. Non mi sono fatto mancare niente. Niente. Però proprio per questo i complimenti sono doppi, perché invece è proprio vero che ti troviamo bene, sei in forma, la tua voce è sempre stupenda, quindi vuol dire che non sono rimaste strascichi di questa esperienza negativa. Quindi siamo molto contenti di averti qui. E non sai come sono contento? Ci credo. Ha voglia. Allora. Quindi, visto che ti abbiamo qui, sfruttiamo l'occasione di ascoltarti cantare il più possibile. Cantaci un'altra cosa. Cosa ci vuoi cantare? Oggi ho scelto una canzone che avevo fatto qualche anno fa. Una canzone che faceva parte di un album mio che si chiamava Cantando Vivendo. Era tutto sui miei amici cantautori. E uno di questi era il patruno dei Gufi, famoso gruppo di cabaret, che aveva scritto questa canzone dedicata al Milite Ignoto, ovviamente una canzone antiguerra, ovviamente. Una canzone pacifista. Una canzone pacifista, una canzone contro la guerra, una canzone che anche adesso è attuale, perché sembra sempre che sia soltanto il Covid il problema in questo momento, ma nel mondo continuano a esserci... No, la gente continua a uccidersi. Continuano a esserci paesi nei quali comunque le persone soffrono e sono in guerra. Abbiamo la prova anche di tutto quello che poi sta succedendo anche in Afghanistan. Certo, quindi certo. Voglio dire, in tutto il mondo ci sono ancora problemi, certo, di questo tipo, quindi grazie perché ci fai porre l'attenzione anche su questo tema. Quindi la ballata del Milite Ignoto, Michele. Non mi ricordo in quale guerra, in quale cielo, in quale mare, o forse era un palmo di terra che io dovevo conquistare. Una bandiera sventolava, ma non ricordo più il colore. Quel giorno mi toccò di morire, non mi ricordo più per chi. Ricordo solo il mio primo amore, che era lontano ad aspettare e che piangeva lacrime amare il giorno che partì per non tornare. Ero vestito da soldato, ma il resto l'ho dimenticato e non so più neppure il colore della mia pelle quale. Non so in che tempo son vissuto, non so se ho vinto, se ho perduto, so che ho gridato per l'onore, ma non ricordo solo il mio primo amore, che era lontano dall'aspettare
mia tomba non c'è nome, io stesso l'ho dimenticato. C'è un monumento di granito con un elmetto da soldato. Ci sono scritte tante parole, ma non so più il significato. C'è una fiaccola che brucia e che per sempre brucerà. Che bruci solo per il mio amore, che era lontano ad aspettare e che piangeva lacrime amare il giorno che partì per non tornare più. Che bruci solo per il mio amore, che era lontano ad aspettare e che piangeva lacrime amare il giorno che partì. La pelle d'oca proprio, la pelle d'oca. Veramente un bellissimo testo, una bellissima interpretazione. Grazie Michele. Bellissima, veramente, un'emozione ascoltarla, perché poi molto coinvolgente, veramente, veramente bella. Bene, allora, Alessandro? A chi tocca? Non lo so, non lo so. Chissà, non lo so, chissà, chi toccherà adesso? Ma. Vuoi scommettere che hanno indovinato un po' tutti? No? Vabbè, va. Io me la canto, io me la suono, io posso dire io me la presento e io me la canto, quindi... Ancora tu! Che vorresti dire? Ma non dovevamo vederci messa a caccia via? Non mi sorprende, lo sai. Ah, ecco, questo... bravo, bravo, bravo. Non ti sorprende, beh, neanche agli amici a casa sono sorpresi. Bene, un brano che è un omaggio a una grande cantante della musica leggera italiana che ha veramente a 80 anni, e lo posso dire perché lo ha detto lei pubblicamente, li ha anche festeggiati e celebrati. Ornella Vanoni canta in una maniera ancora splendida, veramente ha una voce stupenda ed è una persona veramente squisita, anche acuta, perché ho avuto la possibilità di ascoltare alcune delle sue interviste, veramente un'artista completa. Quindi voglio farle un omaggio cantando questa canzone che lei ha reso famosa, che è Una ragione di più. Sai, c'è una ragione vado via, vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Sei tu quella ragione di più, mi hai chiesto talmente tanto, io non ho più niente per te, ti amo, tu non sai quanto. Bye.
Grazie, grazie, grazie. Brava. Siamo quasi addirittura d'arrivo anche di questa puntata, ma prima, graditissimo ospite, Gianni Drudi. Buonasera. Sono ecco qui, attrezziamo lo studio. Il CD della Formentera Compilation, allora, dove c'è qui anche Stefania Cento con Io No, e c'è anche la patatina. Volete la patatina? Sì. Ma sì, guarda, è incredibile. Tu sei fissato però con queste canzoni a doppio senso. Non è a doppio senso. Ah, non lo so. Dal fichi fichi in poi, voglio invece dire. Invece oggi vi canto una canzone che ho scritto qualche anno fa. Mi mancava una salsa. Ho scritto anche la salsa. Mi accarezzi l'anima. Quindi balliamo la salsa con Latina. Gianni Drudi. Grazie. Hola. La musica mi prende, mi porta fra le note, tra le braccia tue. La musica mi dona emozioni e sentimenti se ballo insieme a te. Da brividi tuoi occhi che staccano sul tempo, piano poi mi tocchi, le tue mani io le sento. Mi accarezzi l'anima, mi accarezzi l'anima, brividi d'amore che non sentivo più. Mi accarezzi l'anima, mi accarezzi l'anima, ti prego non fermarti, nel mio cuore ci sei tu. La chiave per aprire tante porte, anche il cuore tuo. La musica è una scala che ti porta fino al cielo, amore, amore mio. Da brividi tuoi occhi che staccano sul tempo, piano poi mi tocchi, le tue mani io le sento. Mi accarezzi l'anima, mi accarezzi l'anima, brividi d'amore che non sentivo più. Mi accarezzi l'anima, mi accarezzi l'anima, ti prego non fermarti, nel mio cuore ci sei tu. Guardami negli occhi, dimmi tu la verità, forse sto piangendo ma di felicità. Il tempo fa miracoli, tu sei di nuovo qui. Non ci perdiamo più, non ci lasciamo più. Mi accarezzi l'anima, brividi d'amore che non sentivo più. Mi accarezzi l'anima, mi accarezzi l'anima, ti prego non fermarti, nel mio cuore ci sei tu. Oh, vabbè, qui ragazzi, proprio abbiamo ballato anche la salsa. Grazie, grazie. Allora qua sì, sì, no, sei stato bravissimo. Poi è vero che le tue canzoni sono tutte assolutamente ballabili, quindi ci siamo divertiti. I più timidi si sono contenuti, no? Riccardo ha fatto il serio. Giuseppe pure ha detto, aspetta che se mi alzo e mi metto pure a ballare diventava Paonazzo. Sarebbe diventato Paonazzo. E quindi loro sono stati, invece proprio quelli che si sono alzati senza vergogna, Stefania, Michele, io che ballavo qui, è stato proprio un bel momento, grazie. Grazie a voi. Speriamo anche a casa abbiate sentito questa voglia di salsa. Bene, siamo arrivati
Mamma mia, no, perché balla balla, divertiti divertiti, però insomma alla fine mi sono fatta anche una sudata. Però mi sto divertendo tantissimo, spero anche voi a casa, perché che possiate, che vi possa arrivare lo spirito che si vive poi qui in questo studio quando facciamo mille voci, quindi veramente me lo auguro di cuore. Però chiudiamo adesso questa puntata, perché loro sono stati già ospiti, hanno già cantato questa canzone in un'altra puntata di questa edizione, e lì ci siamo tutti innamorati, un po' perché il turco gliel'aveva proprio chiesta, perché è innamorato di questa canzone, un po' perché anche il mio compagno Antonio, quando l'ha sentita, si è fatto il video, ha detto: ma non è che per caso gliela vuoi far rifare? Quindi qui, tra il turco che chiamava e fa cantare loro sta canzone e Antonio che insisteva, e poi l'abbiamo ascoltata tutti e ci è piaciuta tantissimo, quindi gliela facciamo ricantare. La facciamo ricantare a Stefania Cento e Gianni Trudi. Dai. Venite qui. Le loro voci insieme sono splendide. Si fondono. Voi avete avete inciso questa canzone che nella versione italiana, che è una canzone che diceva canzone Stefania, di Sinatra, lanciata da Sinatra e dalla figlia. E dalla Nancy, figlia, sì. Poi ripresa in mano da Robbie Williams nel film, no? E la sì. Kidman. E poi c'è adesso la nostra versione in italiano, che insomma non è da meno, diciamoci. Assolutamente no. È la più bella. Noi abbiamo la più bella versione, soprattutto perché abbiamo la versione in italiano. In inglese questa canzone si intitola Something Stupid, ma noi in italiano, per il nostro pubblico, soprattutto per Gianni Turco, che mi riprende sempre quando io uso le parole straniere, no? Di break, non si dice break, si dice pausa, no? Dice sai, tutte queste. Dai Gianni, no, è così, su, è così. Ha ragione Gianni. Vedi chi lo difende sempre. Ha ragione. È vero, va bene. Quindi questa canzone proprio per Gianni Turco è stata tradotta in italiano. Qualche stupido ti amo. Siamo. Dedicata a Gianni Turco. Dai, ciao Gianni. Gianni Trudi e Stefania Cento. Grazie. Trovare la maniera di passare la serata con te. Supponi per esempio ce ne andassimo a ballare, lo sai bene com'è. Insieme finiremmo per cercare un posto quieto per nasconderci. E inevitabilmente finirei con qualche stupido ti amo. Lo so già finiresti con reagire perlomeno risentendoti, pensando non sia altro che una frase fra le tante che si dicono. Parole estremamente intelligenti come piacciono a me, e aspetto che la sera mi procuri l'atmosfera per offrirle a te. Ma vuoi che sia la luna o il tuo profumo che io sento vicinissimo? E inevitabilmente mi impappino in qualche stupido ti amo. Vuoi che sia la luna il tuo profumo che io sento vicinissimo, e inevitabilmente mi impappino in qualche stupido ti amo, ti amo, I love you, ti amo.
rimanete qui, anche noi vi amiamo. Siete stati carinissimi. Cioè, grazie. Poi noi abbiamo proprio esagerato, quindi ci abbiamo fatto pure la coreografia. Venite tutti qui vicino a me, voi che vi siete esibiti nel corso di questa puntata, perché con questa atmosfera così romantica, Cristina, anche se non hai cantato, ti sei esibita anche tu, perché ti sei messa a ballare. Quindi sì, venite anche voi che siete state nostre ospiti in questa puntata, e cantiamo tutti quanti insieme. Allora, prima saluti e ringraziamenti a tutti, soprattutto alla regia e a tutti i nostri tecnici, a tutti quelli che ci aiutano a realizzare Mille Voci quest'anno. Un bacio e un saluto sempre al nostro Gianni Turco, e tutti insieme, sigla! Grazie a tutti, alla prossima puntata! Ciao!